Garibaldi ha conquistato la Sicilia. Garibaldi ha conquistato la Sicilia sotto il mio nome. L'Italia per Vittorio Emanuele II, questo era... Non l'ha fatto per il tuo stato. Questo l'ha era il grido di battaglia. È un'unità. Ha anteposto l'ideale dell'unità, che si può concretizzare per le persone normalmente dotate di un'intelligenza solo tramite la monarchia, a uno stupido ideale di repubblica. Non è uno stupido ideale di repubblica. Democrazia. Vuoi dirmi che la democrazia è uno stupido ideale? Piuttosto che avere due o tre staterelli sparsi, democratici, sotto il controllo di potenze straniere, è meglio avere un'unità d'Italia unita, unica, sotto Savoia. E invece no. Ma se no, c'è lo statuto Albertina, c'è la le possibilità per i sudditi di interagire non con il governo dello Stato. Una lezione di storia molto speciale ai licei Puiati di Sacile. Protagoniste le classi quarte che si sono cimentate in un gioco di comitato sul risorgimento italiano. Voglio convincerla che, dato questo passo storico, siamo per la prima volta in 2000 anni abbiamo la possibilità di raggiungere l'unità d'Italia. E questa qui, logicamente, come è logico e si vede, può essere raggiunta solo tramite l'appoggio della monarchia. È l'unica potenza in grado di togliere, di estirpare l'egemonia straniera dall'Italia e di unificare le masse sotto il grido di viva l'Italia, viva il re. Cosa rispondi a lui? Che non si deve fare affidamento sulla monarchia, perché è il popolo che guida. Non è la monarchia, è il popolo. E il popolo vuole una repubblica. Il popolo vuole la rappresentatività, mi adora il popolo. Non vuole e un tiranno. E c'è la rappresentatività nel mio stato. Nessuno vuole un tiranno, invece non c'è nessuno no. Stato democratico. I giochi di comitato sono una particolare forma di gioco di ruolo. Ogni partecipante si cala in un personaggio e cerca di raggiungere un obiettivo personale. Devo essere Nino Bixio, che è il generale di Garibaldi, e devo stare ad ascoltare un po' le proposte delle persone riunite qui a Napoli e dare una mano decisionale a Garibaldi, proporgli un po' anche il mio punto di vista e vedere cosa si può fare con le proposte degli altri. Lo scopo di ciascun personaggio all'interno di un gioco di comitato è convincere il decisore della validità dei propri argomenti, in modo da spingerlo verso la realizzazione del proprio obiettivo. In un gioco di comitato sul Risorgimento, il decisore non poteva che essere Garibaldi. A che punto siete della trattativa? Noi abbiamo finito al momento, con una vittoria schiacciante di Cavour. Mazzini a un certo punto si è arreso, ha deciso di per l'esilio, non è riuscito assolutamente a convincere gli altri per la rivoluzione, quindi Cavour invece ha convinto praticamente tutti quanti, Vittorio Emanuele anche, quindi c'è stata una vittoria schiacciante dei moderati. E quindi tu cosa hai deciso? Ma allora abbiamo deciso che la rivoluzione sarebbe stata prematura, l'annessione del Regno di Sicilia andava fatta verso il Piemonte, la conquista di Roma non era ancora il caso di farla, anche quella era prematura, e quindi ci siamo lasciati con Cavour e con Vittorio Emanuele con la promessa che appena sarebbe giunto il momento loro avrebbero effettivamente annesso anche Roma e anche il Veneto al Regno d'Italia. E ad averti convinto in particolare cosa è stato? Ma è stato soprattutto Cavour, lui è sicuramente poi il giocatore è stato molto bravo, effettivamente aveva anche buone conoscenze storiche, quindi ha fatto dei discorsi razionali, convincenti, che da prima hanno convinto Bixio, il quale poi, quindi esponendo i fatti da un punto di vista imparziale, è riuscito anche a convincere me in quanto Garibaldi. Il laboratorio viene coordinato dal professor Puppo dell'Università di Trieste per conto dell'associazione RUE di Udine. 1860 è il momento decisivo per l'unificazione italiana. Noi simuliamo la situazione dell'autunno del 60, quando Garibaldi ha conquistato il Regno delle Due Sicilie e deve decidere che cosa fare. Al nord ci sono i piemontesi con Cavour, Vittorio Emanuele, al centro c'è ancora lo Stato Pontificio e sono aperti vari scenari. Un tentativo dei garibaldini di puntare su Roma, oppure no, oppure a qualcosa di diverso. Cavour propone invece un accordo con i francesi per unificare l'Italia sotto Vittorio Emanuele. In questo modo si ottengono più o meno due risultati, almeno si cerca di ottenere due risultati. Il primo, farli appassionare a questa vicenda che altrimenti sembra molto lontana. Il secondo, far vedere come in realtà la storia così come è successa non era scontata, no? Ci sono dei momenti in cui la storia è davanti a dei bivi e quindi vanno prese delle decisioni. Ecco, per fare questo ci vuole un meccanismo decisionale che noi in qualche modo simuliamo. Il feedback dei ragazzi.
sono rimasto colpito positivamente. E secondo te stai facendo scuola? È una modalità per nuova per fare scuola, questa potrebbe sì, essere? Sì, perché comunque è una... ti forma. È sicuramente un'opportunità nuova e diciamo anche più accattivante rispetto alle solite conferenze che sono molto formative, però questa attività ti consente di toccare con mano veramente i problemi, le questioni, le passioni, le motivazioni dei protagonisti di quell'epoca. Si ripropone quello che si studia in classe in una maniera completamente diversa, cioè anch'io che non è che sia proprio tanto appassionata di storia oppure che stia ore e ore a studiare, però cioè si impersonano proprio gli ideali, le idee che hanno spinto le persone a parlare, a combattere. Si capisce che la storia è fatta di uomini, non di fatti che si succedono da imparare solo a memoria. Il feedback del professore e della preside. Assolutamente interessante. Io non sono un insegnante di storia, ma credo che didatticamente sia assolutamente spendibile anche per altre classi. Noto con piacere che ci sono stati alcuni allievi che si sono interessati, hanno partecipato in maniera estremamente attiva a questo progetto ed è forse l'aspetto più importante. Ha notato che alunni che solitamente non partecipano con questa attività vengono coinvolti? Assolutamente sì, e questo è proprio il dato secondo me positivo. Penso che si tratti di un'attività molto importante per i ragazzi, utilissima per la loro formazione. Noi puntiamo molto sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza e questa attività sicuramente aggiunge veramente tanto al percorso formativo. Io ho avuto il piacere di lavorare con la RUE in formazione per l'attività di accoglienza e di inserimento dei ragazzi extracomunitari e quindi avevo già avuto modo di sperimentare da docente la validità dell'offerta formativa, certo, che viene data dalla RUA, quindi con grande piacere ho colto qua adesso da dirigente questa opportunità. Le scuole che volessero aderire gratuitamente ai laboratori RUE, finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, possono trovare tutte le informazioni sul sito www.sfidagiovani.it.